Il Movimento 5 Stelle di Carrara ha presentato un altro assessore della giunta qualora vincesse il candidato grillino Francesco De Pasquale. Vediamo chi è. Si chiama Andrea Raggi, 44 anni, ingegnere, due master ed è direttore commerciale di un'azienda svizzera. È la scheda del nuovo componente della giunta De Pasquale qualora il Movimento 5 Stelle vincesse le prossime elezioni comunali dell'11 giugno. Dopo la presentazione di Martinelli, assessore al bilancio, è la volta di Raggi che potrebbe ricevere le deleghe a attività produttive, ma non in marmo, innovazione tecnologica, lavori pubblici e economia del mare. E proprio sul mare si è concentrata la presentazione di Raggi. Un'idea ambiziosa per, come dire, cambiare il porto partendo da alcuni punti fissi come un porto turistico e ridisegnare gli spazi commerciali all'interno del porto. Certamente, perché abbiamo sempre avuto nel nostro programma la collocazione del porticciolo turistico all'interno del porto commerciale. È chiaro che il porto commerciale viene leggermente ridotto, ma con la costruzione di una nuova banchina viene ridotto di poco. In compenso si crea moltissimo valore perché si crea un porticciolo turistico e tutto un indotto di attività commerciali, di bar, di locali che potenzialmente possono attirare moltissimi giovani da tutta la riviera. Il progetto curato dall'ingegner Vateroni prevede la rimodulazione degli spazi all'interno del porto in modo da poter far convivere cantiere navale, club nautico, traghetti merci, navi commerciali, porto turistico e terminal crociere, il tutto compatibile con waterfront. Per fare questo, l'ingegnere ha pensato di utilizzare le banchine di ponente per il porto turistico e il terminal crociere e le banchine di levante per traghetti merci, navi commerciali e spazi per la nautica, risolvendo così anche il problema della divisione del traffico, quello pesante entrerebbe in porto esclusivamente da levante e quello leggero da ponente. Raggi pensa anche ad uno sviluppo diverso delle attività produttive con l'apertura di un incubatore di impresa a Carrara.